Quando il giorno ha ormai ceduto il posto alle ombre della sera, in ogni rione si dà il via all'accensione della fanoglia. In un attimo le tenebre della notte svaniscono e il fuoco si sbrigiona improvviso, inondando di luce e di calore tutti i presenti. La fanoglia una volta era come 13 mogli, era il più bello di questa demo. C'era più contentezza, una patana sotto al fuoco, una ciambella, un bicchiere di vino, e passava quella serata molto contenta. Ecco com'era. Mo tutta questa grazia di che teneva, insomma, non ci sta quella allegria che c'era una volta. In questa festa paesana è quasi d'obbligo rinunciare all'allestimento e all'accensione della fanoglia quando in un quartiere è venuto a mancare qualcuno. In segno di doveroso rispetto, il rione può astenersi dal partecipare. E anche questo è un modo per essere uniti e solidali. Se è capitato un lutto anche prematuro oppure recente, quindi si è avuta la mancanza di un caro nei giorni immediatamente prima dell'allestimento delle fanoglie, ci si è riuniti ugualmente intorno al fuoco, anche se con un tono e con uno stato d'animo diverso. Si è verificato forse una volta su 100, ecco, che magari sia venuta a mancare nel rione una persona alla quale si era particolarmente affezionati e che si adoperava in maniera particolare negli anni precedenti nell'allestimento di questi grandi fuochi, per cui per rispetto della persona di cui accennavo prima, allora non c'è stato proprio da parte del rione la volontà di accendere il fuoco. Vicino al calore del fuoco, tutta la gente veglia in preghiera nel ricordo di quella lontana notte dell'anno 1031, in cui i confratelli vegliarono ininterrottamente durante l'agonia e la morte di San Domenico. Il rosario era a portata di mano, ogni donna, ogni uomo teneva la corona in mano. Ci si riuniva intorno alle fanoglie e si recitava devotamente il Santo Rosario. Qualche scappatella di risatina tra i ragazzi avveniva sempre. E poi, dopo questo rosario, si incominciavano a cantare gli inni a San Domenico, e per farci stare zitti, le donne più anziane, i nonni e le nonne, ci dicevano: guardate in alto, perché in alto sicuramente passerà San Domenico con il mulo. E allora noi, ecco, presi da questo, da questa specie di leggenda, eccetera, ci volgevamo lo sguardo sopra e nello stesso tempo recitavamo le preghiere devotamente. Salvatore Schiappa era molto molto devoto di San Domenico, anche perché in famiglia si è molto sempre sentito questa devozione per il santo, e pur essendo un non vedente ha scritto un bellissimo inno proprio dedicato a San Domenico, appunto Sorriso di Vita. Sorriso di Vita ha accompagnato per oltre mezzo secolo le celebrazioni in onore del protettore. Un altro canto, sempre in onore di San Domenico, ha un'origine molto più antica. Il responsorio Sidentium Pericula. Oh,
In questa tradizione il fuoco è visto senza dubbio come forza purificatrice contro tutti i mali del mondo, ed è proprio per questo suo potere quasi taumaturgico contro il maligno che viene festeggiato la sera della vigilia. Ma nell'ambito di questo rituale il fuoco, come già accennato, assurge anche a mezzo che dà nuovo vigore alla terra, la quale proprio in questo periodo di gelo si prepara alla fase più delicata di rigenerazione nella prospettiva di un prossimo risveglio primaverile. La tradizione delle fanoglie si perde nella notte dei tempi e per quanto si cerchi di stabilirne più esattamente possibile l'origine, riesce molto difficile trovarla, mancando a tal proposito una documentazione storica. Ci si basa perciò su una trasmissione orale a volte frammentaria. Rimangono certi però gli aspetti formali della festa che si basano sui riti propiziatori del sentimento religioso. La gente, soprattutto quella anziana, aspetta con ansia questi due giorni di festa per spezzare la quotidiana monotonia del periodo invernale, che nei piccoli centri spesso diventa opprimente solitudine.